Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in questa palestra con Andrea. Andrea è un mio cliente del coaching online, ci troviamo in zona Milano. Noi, come ben sapete, io e Irene viviamo a Dubai e quest'estate siamo venuti in Italia. Quindi ho deciso di far visita ad Andrea, che è un mio cliente, che di persona non l'avevo mai visto, non ci siamo mai conosciuti perché il servizio che faccio è interamente online. Quindi oggi ho avuto il piacere di conoscerlo. Piacere tutto mio. Ciao a tutti, sono Andrea, ho 38 anni, da un anno e mezzo a questa parte seguo il percorso con Gianmarco e devo dire che mi ha cambiato la vita in tutti i sensi. Provengo da, diciamo, un attimino buio della mia vita, ho attraversato una depressione e oltre alla depressione, diciamo, avevo qualche chilo in più. Quanto pesavi? Ero 93 kg all'incirca, adesso sono a 71 kg, ma sono riuscito ad arrivare a perdere all'incirca sui 30 kg dopo 8-9 mesi. Questo, diciamo, i primi risultati si vedevano sin da subito, già dalle prime settimane. Il primo mese, se non erro, sono riuscito a perdere 8 kg e poi di conseguenza, man mano, siamo sempre andati a ridurre fino ad arrivare a meno 30 kg. Tanti mi dicono: lo rifaresti tornando dall'inizio? Le dico sempre assolutamente sì. Come vi dicevo prima, è una cosa che mi ha cambiato totalmente la vita, e anche a regimi alimentari, come stile di vita, mangiare sano e quant'altro. Prima com'era il tuo stile di vita? Mangiavo di tutto un po', diciamo. Si mangiava male, si mangiava fuori orario, si mangiava fritto. E tanti mi chiedono: hai patito la dieta? Assolutamente no, perché lavorando con i macronutrienti è una dieta tra virgolette libera, l'importante è che si pesano gli alimenti e che mangi pulito. E si può mangiare di tutto un po', diciamo. E poi con Superco Gianmarco problemi non se ne hanno mai. Risponde a qualsiasi chiamata, 24/24, lo consiglio vivamente di cuore a tutti. Grandissimo. Considerate che con Andrea siamo partiti, come vi ho appena detto, con una fase di definizione dove abbiamo tolto tanti chili e abbiamo tolto tanto grasso. Siamo arrivati poi a un certo punto dove Andrea ha raggiunto un'ottima condizione, dove si vedeva proprio gli addominali. Comunque passeranno qua sopra pure le foto e potete vedere la sua trasformazione. Successivamente abbiamo iniziato una fase di massa dove abbiamo cercato comunque di costruire un po' di muscoli dopo aver tolto tutto il grasso. Adesso che abbiamo terminato la fase di massa, siamo in una fase, diciamo, di normocalorica. Come vi ho appena detto, siamo partiti con un percorso di definizione dove ha tolto molto peso e ha tolto molto grasso, seguendo comunque un'alimentazione flessibile dove poteva mangiare quello che voleva, stando comunque con degli alimenti puliti, rispettando le indicazioni che gli ho dato. E gran parte dei risultati, comunque, ci tengo a precisare che sono dati dall'impegno che ha messo ogni giorno nel rispettare il protocollo, sia per quanto riguarda l'alimentazione, sia per quanto riguarda l'allenamento. Io gli do solo un metodo, poi sta al cliente rispettarlo e seguirlo. E Andrea, comunque, per un anno e mezzo è sempre stato veramente molto molto preciso ed è per questo che ha raggiunto degli ottimi risultati. Terminata la fase di definizione, dove Andrea comunque ha raggiunto un bel addome in vista e era molto contento perché comunque non l'avevi mai avuto un addome mai, in vista. Mai in 38 anni. Mai in 38 anni. Abbiamo iniziato una fase di massa per tirar su un po' di muscolo. Terminata la fase di massa, che è durata qualche mese, siamo tornati nuovamente in definizione. Terminata la fase di massa, siamo tornati nuovamente in definizione per togliere quel pochetto di grasso che abbiamo accumulato durante la fase di massa e adesso per tutto il periodo estivo abbiamo fatto una sorta di mantenimento
per cercare comunque di crescere piano piano a livello muscolare, mantenendo comunque il grasso sotto controllo, perché comunque magari in estate poteva capitare che andava in spiaggia, andava al mare e non mi sembrava il caso di tenerlo in massa durante il periodo estivo. Poi magari terminato il periodo estivo torneremo nuovamente in massa per il periodo invernale e poi successivamente rifaremo una fase di definizione cercando di mantenere il muscolo e rimuovere leggermente il grasso accumulato. Comunque durante tutto il percorso di coaching io con i miei clienti ho un approccio in cui vado a fare un check ogni 2 settimane. Che cos'è il check? Il check è un controllo che vado a fare tramite WhatsApp, dove vado a monitorare l'andamento del cliente per vedere comunque se sta perdendo peso, se sta prendendo peso, se il peso sta rimanendo stabile, e in più vado a chiedere al cliente durante il check tutte le sue sensazioni a livello di fame, a livello energetico, come si sentono, eccetera eccetera. In base al check possiamo valutare se c'è da fare delle modifiche al protocollo oppure no, e le modifiche vengono fatte il giorno stesso del check ogni 2 settimane, così da poter monitorare l'andamento del cliente e fargli sempre raggiungere dei risultati in modo costante e lineare, senza mai entrare nella famosa fase di stallo. Comunque, adesso basta con le chiacchiere, ti abbiamo spiegato un po' le cose. Andiamo ad allenare. Iniziamo l'allenamento. Che cosa alleniamo oggi? Spalle. Oggi allenamento spalle, sei pronto? Prontissimo, non vedo l'ora. Adesso partiamo con un po' di riscaldamento, quindi con dei pesetti leggeri facciamo un mix di alzate laterali e alzate frontali, tanto per far scorrere un po' di sangue nel muscolo e riscaldare un po' tendini e articolazioni. Adesso che è terminato il riscaldamento si prosegue con military press al multipower. Andiamo a fare un piramidale, quindi prima serie 10 ripetizioni, poi 8 ripetizioni e l'ultima serie 6 ripetizioni, cercando di aumentare sempre il carico tra una serie e l'altra. 10. Allora, questo filmalo. Allora, voglio che tu fai tutto a cedimento. Per andare a cedimento, guarda, io ti dico fai 10 ripetizioni. Cioè nella scheda sarebbe previsto di fare 10 ripetizioni. Però tu il carico non lo sai se è giusto. Quindi abbiamo ipotizzato questo carico qui. Tu vai, però ti fermi a cedimento. Fermarsi a cedimento significa che ti devi fermare quando sei morto. Ok. E quando sei 15. Morto provi a fare quella mezza ripetizione in più lo stesso. Magari te ne scappa 15. Fuori. Magari te ne scappa fuori 15 ripetizioni, 20. In base a quelle che ti scappa fuori, capiamo il carico da mettere dopo. Partiamo con 10 o mettiamo 15? Salute. Lo stavo trattenendo da 2 minuti. Questa c'è. Dio santo. Questa c'è. Sì, larghezza spalle, va bene. Vai, 2, 3, i gomiti tieni un po' più avanti, 5, 6, 7, controlla la discesa, 8, 9, bravo, le discese mai troppo veloci, 10, giusto, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vai, 18, vai, ancora un'altra, non ti fermare, devi andare a cedimento, vai, fai un'altra senza fermarti, scendi subito, mezza, e ti aiuto io, vai, appoggia, vai, top, questo è cedimento, ok, e tu sei arrivato a mezza che non proseguivi più, se tu invece ti fermavi quella mezza prima, ok, hai buttato via mezza ripetizione, che comunque tu per crescere devi cercare di portare il corpo allo sfinimento sempre. Più che altro quando ti alleni da solo, il problema qual è? Quando ti alleni da solo non hai chi ti sta dietro, quindi magari un'ottima alternativa potrebbe essere il multipower.
Comunque, se tu lo, tanto dopo facciamo anche quello libero, uh-huh. ti faccio vedere che comunque anche quello libero, quando tu non ce la fai più, sì, volevi un attimino, cioè non è come in panca che ci rimani, certo, sotto, certo. Ce ne ho messe 2-3 a mezzo, okay. Che tanto più di lì non andava, okay. Quello ti dà quello stimolo in più, capito? Lasciate fare di nuovo, 9, 3, 4, dai dai, altri 2, 5, chiudi là, top, vabbè, è finito, cotto, si fa così e poi quando è finito, cioè tipo, sì. Adesso andiamo a fare 4 serie da 8 ripetizioni, sulla panca piana, sempre allenando le spalle. Esatto. Adesso si prosegue con alzate laterali, si fa 4 serie per 8 e poi l'ultima serie, quindi la quinta serie, si fa 6 ripetizioni, quindi 6, 12, 18, diminuendo il carico, quindi pesante, media, leggera, tutte consecutive. Ottimo. Drop set. Partiamo. Allora, un consiglio. Ok. Non parti da qua, perché questo punto è morto. Da qua. Parti da qua. Così? Sì. Esatto. Tanti cosa fanno? Le fanno così. Sì, io sono uno di quelli. Però se tu le fai così, questo punto qua tu ti riposi. Tu ricordati, quando ti alleni devi fare sempre una tensione continua. Così che tu il muscolo devi contrarre in tutte le ripetizioni senza creare mai dei momenti dove lui si riposa. Okay. Perché se tu fai questo, qui ti riposi e poi riparti, qui ti... invece se tu fai così, sempre il muscolo non riposa mai. Ottimo. Quindi magari carichi leggermente meno, però a livello muscolare c'hai un lavoro maggiore. No, no. Adesso si prosegue con alzate frontali, presa a martello, però le andiamo a fare con un braccio per volta, così diciamo riusciamo a concentrarsi meglio sul muscolo, perché spesso quando facciamo le due braccia in contemporanea, diciamo che si tende a distrarsi e a focalizzare meno l'attenzione sul muscolo. Facendo un braccio per volta ci si concentra meglio
andiamo a fare un 3 serie per 10-12 ripetizioni. Vai proprio davanti la faccia. Ci stiamo avvicinando al termine dell'allenamento, si prosegue con alzate laterali sempre ad un braccio, quindi un braccio lavora, un braccio riposa, 12-10 ripetizioni per 3 serie e poi andiamo ad alternare le braccia, ad invertirle. Adesso per concludere l'allenamento è arrivata la ciliegina sulla torta. Non vedo l'ora. Una bella super serie, 12 ripetizioni più 12 ripetizioni per 3 serie di tirate al mento più alzate laterali. Come avete notato nei miei allenamenti le alzate laterali sono sempre belle abbondanti per poter dare una bella rotondità alla spalla. Va bene? Ti piace? Allenamento finalmente finito, spalle distrutte. Dove andiamo adesso, Andrea? Andiamo a mangiare adesso. Vai. Finalmente siamo arrivati a casa, è l'ora del pranzo, quindi pasto post-workout. Per me abbiamo riso, pollo, verdure, peperoncino. Questo è lo spuntino che mangerò più tardi. E per Andrea che cosa abbiamo? Abbiamo del riso con salmone e una bella insalata di pomodori col mais e dell'olio d'oliva. Quindi diciamo che Andrea non l'avevo mai visto prima d'ora, dato che siamo in casa in affitto qui in zona Milano. Ho deciso di ospitarlo a pranzo perché Irene è una super chef, però lui se l'ha portata da casa al cibo. Irene non ha esordito. Quindi non conta, sarà per la prossima volta. La dieta bisogna seguirla anche fuori casa. Esatto. Quindi ragazzi, noi adesso mangiamo, io vi ringrazio per aver visto questo video, se anche voi volete iniziare un percorso di coaching online con me o con Irene, io seguo uomini, Irene segue donne, se anche voi volete ottenere i risultati come ha ottenuto il nostro carissimo Andrea, potete contattarci nei link che trovate qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciate un like e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti e grazie Giamma.